Ciao a tutti, siamo ritornati sul mio canale YouTube. Allora, oggi volevo fare un'analisi un po' più a fresco della partita di ieri tra Inter e Milan. Ieri ero abbastanza di parte, ecco, con i commenti a caldo, ho gettato giù tutte le informazioni piuttosto quelle che avevo visto sul web, mi ero scagliato contro. E ci tengo a dirlo questo, mi ero scagliato contro milanisti esaltati, non quelli sportivi, quelli esaltati. Mi ero scagliato contro di loro, forse ieri sembrava che era un po' più generale, diciamo, dire che tutti i milanisti erano antisportivi e esaltati, e invece no, mi riferivo solo appunto a quelli. Detto questo, possiamo dire che allora, ieri ho detto che il Milan ha meritato la vittoria, in verità forse anche ci poteva stare anche un pareggio, però ha vinto il Milan e ci poteva stare anche quello, ci poteva stare anche che rimontasse l'Inter, insomma ci poteva stare tutto questo. E che cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Il Milan passa in vantaggio con un rigore, secondo me, dopo aver guardato i replay giusto, perché Kolarov, un difensore della sua esperienza ma che non può giocare centrale, perché si è visto chiaramente buono in fase offensiva, infatti il gol è partito dal suo piede, però non può giocare difensore centrale. Un allenatore che prende 12 milioni all'anno, non può, in pratica 1 milione al mese, non può presentarsi con una sola idea di modulo, sempre quella difesa a tre, quel centrocampo a tre e le due punte che non hanno visto mai la porta. In realtà, quello che finora è il migliore in campo è Perisic, però i gol non li devi fare lui. In sostanza è quello che sto cercando di dire, perché insomma cerca sempre di passare la palla alle due punte che devono stare molto vicine alla porta per poterla quantomeno centrare. E però appunto i gol non li devi fare lui, anche perché mi sa che Perisic lì è un po' fuori ruolo, perché non è uno che secondo me è un tuttocampista che fa tutta la fascia, ecco. Detto questo, non si può presentare con una sola idea di modulo, difesa a tre, con tra l'altro due terzini adattati difensori centrali, questo ci terrei a dirlo, o 3-4-1-2 o 3-5-2, non cambia niente. Cioè non cambia niente lì, in sostanza è quello. Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Non lo so, il 2-0 con un bel cross di Leao, Ibrahimovic che dall'altra parte dell'area di rigore di testa insacca. E poi sul 2-1 è arrivato con Lukaku che dopo un passaggio di Kolarov, un cross di Perisic insacca molto facilmente. Dopo di quello, le occasioni per l'Inter, dell'Inter, le occasioni ne ha avute, ma siamo stati troppo imprecisi sotto porta. E questo ci è costato caro, ci costerà caro anche nella partita in futuro se saremo ancora così imprecisi sotto porta, ecco. Perché abbiamo sbagliato tanto, come dicevo ieri, sia in fase offensiva anche in fase difensiva, però appunto se si sbaglia si paga. Se si sbaglia si paga, è così. E poi contando anche il fatto che ieri ho detto che noi in panchina avevamo solo Eriksen e Sanchez, perché tutto il resto erano praticamente tutti i giocatori della primavera e qualche giocatore, Darmian e Ranocchia, ma se Ranocchia non lo metti attaccante non puoi rimontare un derby con Darmian e Ranocchia. Insomma, ti affidi a quei due panchinari che, mettendoli al 70esimo e all'85esimo, ti cambiano la partita. No! No, non te la cambiano la partita, perché appunto Sanchez sì, però Eriksen ancora non si è ambientato, si vede che fa ancora fatica a addentrarsi nel nostro gioco. Si vede, lo metti trequartista o no, è molto in difficoltà. Però appunto è rimasto e prima o poi dovrà, cioè nel senso dovrà prima o poi partire titolare, dovrà prima o poi sbloccarsi, insomma, fino a che non se ne vada via. Perché, insomma, un acquisto del genere, un atleta del suo calibro, non le qualità le ha, ecco, il problema è appunto quello. Ma a parte quello,
Secondo me è qui che abbiamo anche sbagliato in società. Insomma, vendere Godin e non prendere nessun difensore centrale è da dilettanti, da provinciale. Perché Kolarov non lo puoi mettere centrale, si vede che è in difficoltà, poraccio. Non è che cioè, poteva fare di più, ma le colpe in generale sono di chi lo mette centrale. E non so, proprio, ma qualche volta prova la castacacchio di difesa 4, metti due centrali, Skriniar e De Vrij che sono che con Spalletti funzionava benissimo. Provaci, prova a fare qualcos'altro, 12 milioni in panca, dai, su. E per il resto basta, non ho più nient'altro da dire. Il Milan ha giocato bene. Il Milan ha giocato bene, ha avuto le sue occasioni, ha fatto la sua partita e nient'altro. Spero che adesso, analizzando la partita un po' più a fresco, abbiate capito meglio, insomma, la mia analisi. E quindi io concludo qui il video. Ciao a tutti ragazzi, vi voglio un mondo di bene.